E se arrivassi a bussare alle porte del paradiso e nessuno ti aprisse? Tipo quando arrivi terzo in campionato e ti giochi la promozione alla Serie D passando attraverso i playoff, ma in semifinale perdi. Arriva la corazzata di turno e infrange un sogno, che non è solo quello di una squadra o di una società, ma di un'intera comunità che di riscatto ha una voglia matta. È il film della stagione della Vetrana, ovvero storia di un'impresa che ha smentito ogni pronostico. L'esempio di come si possa essere grandi anche senza i quattrini, perché nel calcio non sempre più ricchi si impongono. La storia del pallone ce lo insegna, la storia personale di Antonio Bruno ce lo insegna, l'uomo delle missioni impossibili, della salvezza contro ogni pronostico all'Everano, della salvezza contro ogni pronostico nella sua prima stagione ad Avetrana. Antonio Bruno è un uomo di calcio vero, senza tanti fronzoli, uno a cui non piace apparire, uno a cui piace parlare coi fatti. E i fatti lo hanno imposto come uno dei migliori direttori sportivi del panorama pugliese. La sua abilità migliore? Saper riconoscere il talento in mezzo all'anonimato, come quando in estate ha rifondato completamente la squadra ripartendo dal solo Cappellini. Via tutti, era finito un ciclo, forse un altro ha avuto inizio, anche per merito di Giuseppe Branà e del suo staff tecnico. Ha preso un gruppo totalmente rinnovato e ne ha fatto una squadra vera, vincente, un gruppo unito che crede nei valori di squadra. Giuseppe Branà è un leader, un predestinato, ma non lo è per infusione dello Spirito Santo, lo è perché ha lavorato, perché non ha mai accettato di essere una mezza figura, perché ha sempre saputo di avere talento e che il talento non si spreca. Il campionato di eccellenza 2017-2018 verrà ricordato soprattutto per la Vetrana arrivata a giocarsi il campionato con colossi come Fasano, Casarano, Gallipoli, Trani e le due Bitontine. È stata davvero un outsider la squadra biancorossa, perché nessuno avrebbe scommesso un solo centesimo sulla truppa di Giuseppe Branà, che nel calcio che conta viene quasi considerata un'intrusa. E invece la Vetrana, complice anche un po' di necessaria buona sorte, è arrivata addirittura in semifinale playoff. Non ha vinto, ma tutti si ricorderanno della Vetrana semifinalista. Le imprese di squadre cosiddette minori sono trattate dai media e dalla stessa letteratura in modo spesso compassionevole, sono invece grandi storie che contengono in sé grandi insegnamenti, i valori più autentici dello sport e che vengono ridotte a un semplice Davide contro Golia. Le grandi imprese stanno lì a dirci che ciò che è successo una volta, proprio perché è successo, può ricapitare in teoria sempre. Bisogna volerlo davvero e lavorare, lavorare, lavorare. Si può essere grandi anche senza i miliardi, ma con il cuore e l'intelligenza. Questo tipo di potere nessuno mai potrà toglierlo al presidente Saracino. L'acchiappa sogni, l'uomo capace di realizzare i propri sogni e anche quelli degli altri. Il dirigente capace di creare una società a cui tante altre dovrebbero guardare con ammirazione. Nello sport, come nella vita, si possono ottenere grandi risultati e essere un esempio per gli altri, anche se non si alza una coppa. Senza nemmeno farla apposta, si invade la stessa dimensione sociale di una comunità, quasi la vita comune della gente comune. E tutti ad Avetrana si sono sentiti parte del miracolo. A partire da quegli ultras che fin dalle prime battute, fin dalla trasferta di Trani nella prima giornata, hanno sempre gridato a gran voce il proprio orgoglio. Il calcio ha il potere di unire le persone in un modo che poche altre cose fanno. E poco importa se si è perso in semifinale. La cosa davvero incredibile è averla giocata. Finché ci sarà qualcuno che pensa così, forse il calcio avrà ancora la possibilità di salvarsi. I soldi fanno girare il mondo, è vero, ma sono i sentimenti a tenere il pianeta Terra in piedi. Senza sentimenti di solito non si commettono grandi errori, ma senza errori non si corre mai il rischio di essere felici. Comunque sia andata, a prescindere dal risultato finale. Perché il calcio è un libro infinito di emozioni. Come l'esultanza senza freni di Tommasi, dopo aver segnato il gol vittoria contro l'Omnia Bitonto allo scadere. Come la corsa a perdifiato di Venza, autore di un poker memorabile contro il Novoli. Come i festeggiamenti al Capozza, per la vittoria storica sul Casarano. Come le lacrime di Massimiliano Calò dopo la sconfitta col Fasano. Il gruppo è stata la vera arma vincente di questa squadra. Un gruppo numericamente limitato, ma con tante qualità, intanto umane, poi anche tecniche. Il terzo posto è la sublimazione di questo mix. E allora poco importa se bussando alle porte del paradiso nessuno abbia aperto. Alle volte basta un paio d'ali, come quelle indossate da Damian Salto in occasione del gol del vantaggio col Gallipoli. O come quando devi travestirti da supereroe come Antonio Petranca, prodigioso su Bergori. O come quando devi salire lassù in alto e fare il giro del mondo grazie a una prodezza in rovesciata. Un gol straordinario da parte di Cappellini, ma che gol ha fatto? Che gol ha fatto?